La pausa arriva nel momento più opportuno sicuramente, mi dà la possibilità di mettere in condizioni quelli che non sono in condizioni. Finalmente chiudo sto mercato perché non lo sopporto veramente più e ho voglia di, ripeto quello che vi ho detto nella conferenza stampa prepartita, voglio di lavorare con questo, con un gruppo di ragazzi che almeno so di avere. So che fa parte del mio lavoro, questo periodo fa parte del mio lavoro. Io posso veramente dire poco a questi ragazzi che sono scesi in campo oggi. Hanno dato tutto quello che avevano, hanno provato a ribaltare la partita. Abbiamo avuto delle difficoltà, come è normale che sia, quando giochi con un terzino sinistro a destra, quando ti manca all'ultimo momento il play titolare. Abbiamo provato a cambiare qualcosa nel secondo tempo e secondo me qualcosa di buono si è visto, però ripeto, quello che hanno messo in campo i ragazzi oggi è tutto quello che possono dare in questo momento. Hanno bisogno di compagni freschi, hanno bisogno di lavorare insieme ai nuovi compagni e questa sosta viene a puntino, insomma. Io non penso che siano stati brutti. Ripeto, in questo momento i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano. Ho voglia di recuperare gente, ho voglia di lavorare in modo sereno. Lavori un'estate intera avendo Togo come play e oggi ci ritroviamo a doverlo lasciar fuori perché il ragazzo non è tranquillo, il ragazzo non è tranquillo, me lo ha detto in maniera molto onesta prima della partita e quindi ti cambiano le dinamiche. Colpani è un ragazzo che è molto forte ma è un molto giovane, se noi andiamo a vedere le presenze della Serie B del nostro centrocampo di oggi forse arriviamo a 10, 12, quindi l'esperienza sicuramente, l'esperienza sicuramente non ce l'abbiamo. Però ripeto, i ragazzi oggi hanno dato quello che potevano, insomma. Non sono preoccupato perché ho giocatori fuori che secondo me possono cambiare la partita. Cioè, ragazzi, noi oggi abbiamo fatto giocare Pettinari, ha fatto 4 allenamenti, viene da fuori rosa a Lecce, Scaglia fuori rosa a Parma e ho recuperato oggi Tulli e sono molto contento perché l'abbiamo messo a disposizione. Però son tutti ragazzi che o per un motivo o per l'altro, nel senso che o per il fatto che erano fuori rosa e non si sono allenati, o per il fatto che le voci di mercato li hanno distratti, ci troviamo in un po' di difficoltà. Però io sono fiducioso. Ma la squadra non l'abbiamo ancora vista, la squadra al completo non l'abbiamo ancora vista. Io penso che il direttore abbia fatto un buon lavoro. Sotto il punto di vista degli uomini, che dovevamo avere un po' di pazienza, ce lo siamo detti forse il primo giorno che ci siamo incontrati. Quindi, io ho voglia di recuperare quelli che sono fuori, che sono buoni giocatori. Ho bisogno di mettere in condizioni a qualcuno di quelli che ha giocato anche stasera. Quindi, non penso assolutamente che questa sia una cattiva squadra, anzi, quindi. Non penso che sia una questione di uomini, penso che sia una questione di un po' di pazienza che devo avere io e dobbiamo avere tutti quanti. La società è nata da 2 mesi, a me mi sembra che questa società in 2 mesi abbia fatto tantissimo, tantissimo, quindi tutto nuovo, giocatori nuovi, qualcuno ha voci di mercato e quindi abbiamo dovuto temporeggiare, giocatori li abbiamo presi, penso che il mercato non sia ancora finito, quindi finisce domani sera e ci potrebbero essere delle novità, però stiamo lavorando in sintonia col direttore in maniera totale. Ecco. Facile, la risposta è facile. Quando Nzola si imparerà a allenarsi bene come si deve, Nzola giocherà a titolare. Quando un giocatore non si allena come si deve e in questo periodo Nzola
vuoi per voci di mercato, vuoi per non si è allenato bene, sta in panchina, non è un problema. E sta in panchina da qui alla fine dell'anno se non si allena bene, ma vale per tutti, non vale solo per Nzola. Quindi, poi dopo ho fatto una scelta nel secondo tempo, perché? Perché ho visto che avevano marcato Colpani, non ci facevano giocare, ho provato con i due play per liberare uno dei due e ho messo lui. Ma in questo momento in panchina non avevo altre soluzioni, se no sarebbe entrato un altro al posto di Nzola, te lo posso garantire. Ho parlato alla squadra e sono stato molto chiaro, ho chiesto a loro se c'era qualcuno che non era tranquillo. Togo ieri l'altro mi è venuto a dire che lui non era tranquillo. E quindi chi vi deve dare delle spiegazioni è Togo, non sono io. A me interessa quello che i ragazzi che erano in campo oggi e quello che mi hanno dato. Se martedì Togo non è andato via, ritornerà ad essere un giocatore della squadra. In questo momento Togo si è tirato fuori dalla partita. Se si è tirato fuori dalla partita, io ho dovuto fare altre scelte. Quindi, come mai? Mi sembra abbastanza chiaro. Che domanda è? Mi sembra abbastanza chiaro. Come mai? Come mai? Perché c'è una società che cerca i giocatori, giustamente o non giustamente, per me non è corretto, chiamare tutti i giorni un giocatore non è corretto, chi lo fa non mi interessa, se lo Spezia, se Pinco Pallino non mi interessa, per me non è corretto. Se Togo ha avuto l'onestà di dirmi che non è tranquillo, io non potevo assolutamente farci nulla. La società è assolutamente vigile, io qualsiasi cosa che faccio la condivido con il direttore Rubino, qualsiasi cosa che lui fa di mercato la condivide con me, quindi siamo in sintonia totale sotto tutti i punti di vista. Non c'è assolutamente, io non potevo venirvi qui a dire che Togordò stava male, gli era venuto il vomito stanotte. Ieri sono venuto in sala stampa e vi ho detto che è un giocatore fondamentale per noi, quindi vi ho semplicemente detto la verità. Ma apprezzo l'onestà di Togo che mi è venuto a dire che non se la sentiva e che non era tranquillo mentalmente. Se non era tranquillo mentalmente ha fatto bene a dirmelo. Ripeto, io apprezzo quello che hanno fatto in campo oggi i ragazzi che sono andati in campo.